Siamo ripartiti oggi con il ponte di Via La Marca, è arrivato il manufatto che dovrà sostituire il vecchio ponte, poi verrà ovviamente rinforzato e contiamo nel giro di qualche giorno di fare la gettata di calcestruzzo. Poi il calcestruzzo dovrà maturare e una volta maturato, e questo lo vedremo, lo verificheranno i nostri tecnici attraverso indagini accurate, verrà asfaltato e riaperto. Il nostro obiettivo è di riuscire a chiudere l'operazione attorno al 15 luglio, avevamo previsto il 6 però c'è stato, ripeto, un piccolo rallentamento. Ora la cosa importante è che il lavoro venga meglio possibile, che la strada è una strada di grande percorrenza, sia la più sicura possibile. E so che la ditta sta lavorando con grande energia e contiamo di superare i disagi che abbiamo, specialmente il sabato e la domenica, per chi va e chi torna dal mare, nel giro di un paio di settimane. E contestualmente stiamo andando avanti con i lavori sul campo di Vismara, e nel giro di qualche settimana saremo in grado di inaugurarlo. Stessa cosa per la nuova scuola media Olivieri di Via La Marmora. Contemporaneamente siamo sul bocciodromo in via dell'acquedotto e sugli ultimi dettagli particolari sull'area skate e pump track che abbiamo sviluppato in via dell'acquedotto. Sta arrivando la recinzione e l'illuminazione, quindi ci prepariamo ad inaugurarla.